grazie a Gemma, i nomadi ci stanno nel cuore. Buongiorno Simonetta Lein, che dovrebbe essere in collegamento con noi da Milano. Sì, la vedo, vedo il suo sorriso, vedo i suoi capelli biondi che inondano di luce questo inizio di mattina. Tutto ciò che si vuole, è un'immagine la sua che predispone alla lettura di questo libro, un romanzo sul potere dei desideri. Che possono fare, come dire, nella nostra vita che a volte è infilata in un buco nel quale ci pare di essere intrappolati i desideri? Tante cose, perché sperare è la cosa più bella del mondo, alza l'energia, fa stare bene, credere in se stessi è la scoperta più grande. Il personaggio del mio libro, Sofia, scopre proprio questo. Lei era arrivato a un momento della sua vita in cui non credeva più in se stessa e attraverso un viaggio, lei ovviamente usa il viaggio, poi ognuno può usare qualsiasi escamotage, un amico, un qualsiasi esperimento di questa vita meravigliosa, lei scopre che in realtà lavorando, entrando proprio dentro se stessa, entrando nel credere in se stessa, cambia la sua vita completamente. Quindi la speranza diventa meravigliosa. Senta, un libro può essere una scorciatoia per la felicità? Sì, la cosa che mi sta riempiendo veramente il cuore è trovare tutti i miei lettori che mi seguono su Facebook, mi seguono su un blog che ho creato che si chiama www.lovelightlane.com e mi scrivono, guarda, ho letto il tuo libro e mi sono emozionata, ho letto il tuo libro e mi ha aperto il cuore, ho letto il tuo libro e ho ricominciato a credere in me stessa. Quindi per me, infatti dico sempre, lo guardo in maniera strana, quasi come se non l'avessi scritto io, nel senso che è veramente un'opera a sé stante che sta facendo del bene, e questo veramente penso per uno scrittore è la cosa più bella e gratificante che ci possa essere, vedere le persone che ti raccontano la propria storia e che ricominciano, soprattutto in questi tempi di crisi, proprio a credere in te, è meraviglioso. Certo, ci fa molto piacere la sua fiducia, spero che la realtà la confermi naturalmente. Ricordiamo Simonetta Lein, Love Line, come dice www, tutto ciò Lein, che si vuole. Simonetta Lein. Lein. Non ha origini austro-ungariche. No, non lo so, è possibile, mi ci devo informare. Perfetto, grazie, buongiorno a Sara Lu-